Simone Antolini è ufficialmente il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, ormai da qualche mese. Per questo motivo è diventato chiacchierato nella cronaca rosa, ed in tanti l'hanno conosciuto per la prima volta, proprio per questa occasione. Nato nel 1999, la differenza d'età che c'è tra i due è stata spesso argomento di dibattito nei salotti televisivi, ma i due hanno sempre difeso la loro relazione. Simone attualmente è uno studente, ed infatti sta per laurearsi in scienze giuridiche. Antolini è nato in provincia di Ascoli Piceno e lì è cresciuto. È molto legato al suo paese d'origine ma, come ha dichiarato nel corso di più interviste, non vuole che nessuno sappia esattamente la sua residenza. Per ragioni di privacy vorrebbe proteggere questo aspetto della sua vita. Come è stato raccontato, i genitori di Simone hanno scoperto per puro caso della relazione tra lui e Cecchi Paone. Sono infatti venuti a saperlo attraverso una paparazzata di Kid e ne sono rimasti sorpresi. Fino a poco tempo prima Simone era felicemente fidanzato con una ragazza del paese e perciò i genitori non sapevano nulla. Lo stesso Antolini ha dichiarato che non aveva ancora esternato questo aspetto della sua vita, ma credeva che i suoi genitori immaginassero. Ora però tanti credono che sia diventato omosessuale, solo per visibilità e questa cosa lo ferisce. Per quanto riguarda la relazione con Alessandro Cecchi Paone, lo stesso Simone ha raccontato il modo in cui è nata. Tutto è avvenuto quasi per caso, quando Antolini ha scritto ad Alessandro su Instagram. Cecchi Paone aveva rilasciato un'intervista nella quale aveva spiegato di essere stato sposato con una donna e Simone si era rivisto in questa esperienza, decidendo di contattarlo. Da quel momento hanno iniziato a parlare e non hanno più smesso, al punto che poi Simone ha raggiunto Cecchi Paone dal vivo ed hanno trascorso tanto tempo insieme. Simone ha detto di aver trovato una persona che lo capisce e lo protegge, ma nello stesso modo, dopo la paparazzata di chi è stato travolto dagli haters. Sono arrivati tanti insulti e parole dure a cui hanno fatto seguito, anche delle minacce di morte. Cecchi Paone ha dichiarato che Simone è rimasto ferito ed amareggiato da queste cose che non si aspettava, ma comunque il loro amore prosegue a gonfie vele. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Simone Antolini e vi piace questa nuova coppia oppure no? A voi i commenti! Il testo parte da qui. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. We'll be right back.